Buongiorno, buongiorno, cominciamo i lavori di questa giornata. Vi ringrazio molto di essere venuti, sono molto felice di rivedere tanti amici, tante persone con le quali sono tanti anni che lavoriamo, ci troviamo, ci vediamo, parliamo insieme. Ecco, con questo evento, con questo incontro, diciamo, noi vorremmo ripartire da quello che era stato un appuntamento che qualcuno di voi aveva potuto esserci 10 anni fa a Fontana Fredda, che era la sede di Italy. Quindi idealmente oggi ritorniamo da Italy 10 anni dopo, proprio per riprendere quello che era il discorso che avevamo lanciato 10 anni fa, che era 2013. Era appena entrato, diciamo, in vigore il DM 269, che aveva cambiato le regole del gioco. Ecco, cosa è successo in questi 10 anni? 10 anni fa avevamo parlato del bruco che stava morendo, ma che doveva diventare farfalla, ma non sapeva da che parte andare per diventare farfalla. 10 anni dopo è diventato farfalla, è riuscito a trovare la strada per crescere, per diventare una cosa diversa dall'istituto di vigilanza della foresta pietrificata di Tulps Food, che significava non avere concorrenti, significava avere le tariffe amministrate, significava avere i clienti che ti venivano a chiedere per favore di fare un servizio, perché altrimenti non c'era nessun altro che lo poteva fare. Siamo diventati dei protagonisti del mercato della sicurezza come in tutto il resto del mondo. Bene, allora, a questo punto, cosa è successo? Noi abbiamo, con Aniv, abbiamo, come dire, iniziato un percorso di monitoraggio di questo percorso che voi, le aziende della vigilanza, devono fare per diventare appunto queste società di sicurezza che sono di fatto i protagonisti del mercato nel resto del mondo. Io insisto su questo concetto del resto del mondo perché noi abbiamo molto da imparare ed è questo uno dei motivi per cui oggi abbiamo tra i nostri partner le aziende che hanno accettato di presentarsi a questa occasione, sono soprattutto delle aziende internazionali, perché quello che per noi è molto importante è appunto prendere esempio, non copiare, non sentirci in inferiorità, ma semplicemente prendere esempio, prendere degli spunti da quello che viene fatto all'estero. Vedete che ci sono molte soluzioni, molti spunti che possono essere presi in considerazione e portati nella nostra realtà. Ecco, allora io intanto vorrei dare la parola a Marco Stratta, il segretario generale dell'ANIF, che ci ha dato l'incarico di sviluppare questa ricerca. Questa ricerca che, come vedrete, dà dei risultati che sono molto molto interessanti. Ecco, io vi chiedo scusa per il caldo, ma è la giornata che è andata così, portate pazienza. Ecco, due parole solo di organizzazione, noi avremo... dopo le parole di Marco avremo la presentazione della ricerca, dopodiché faremo una prima tavola rotonda con i partner internazionali, oltre ad un nostro caro vecchio amico italiano, dopodiché faremo un in-break, ci sarà una seconda tavola rotonda con le presentazioni di servizi innovativi e poi daremo la parola a tre principali stakeholder, tre principali interlocutori del nostro sistema, tre security manager di grandi realtà diverse, che dopo aver ascoltato quello che avremo detto ci spiegheranno loro che cos'è che si aspettano da questa categoria di imprenditori, da questa fascia di aziende che per loro sta diventando sempre più importante. Allora Marco, a te la parola intanto. Grazie a tutti, grazie Raffaello, è sempre, diciamo, un bel momento poter essere insieme per analizzare il mercato, i contenuti delle nostre attività, le prospettive. Come diceva lui, siamo partiti 10 anni fa
in un momento di transizione, era anche un momento di transizione normativa, dove non si sapeva, si sapeva da dove si arrivava, ma non si sapeva la direzione in cui si andava. Il settore della vigilanza arrivava da un periodo storico di, chiamiamolo, ipergarantismo commerciale, che l'aveva messo in condizione di non aver bisogno di nient'altro che di quello che faceva. E si è trovato molto in difficoltà sia in ragione della normativa e delle modifiche normative che hanno tolto quelle garanzie, quelle tutele che gli permettevano di stare sul mercato nel modo in cui stavano, e si è dovuto affacciare al mercato in maniera improvvisamente moderna. Non solo, ci siamo trovati e viviamo un momento in cui l'innovazione, la modernità non è la parola d'ordine perché lo dicono i giornali, ma è il mercato che richiede quello. Quindi la logica è di capire, ecco il motivo per cui abbiamo collaborato per una parte dell'iniziativa di oggi, era capire un po' questa innovazione, che cosa significava e quali necessità richiedeva per essere sostenuta. Prendo solo un dato, dato che li ho già visti, prendo solo un dato da quello che è emerso. Parlando strettamente di vigilanza, io ricordo perfettamente che fino a 15-20 anni fa le società addirittura facevano i servizi di impiantistica contrattualizzando in maniera separata i contratti, diciamo, di installazione degli impianti. Quindi loro facevano i collegamenti, loro facevano gli interventi, ma l'impianto lo faceva un altro, non ne voglio sapere nulla, addirittura fatti il contratto per gli affari tuoi. Oggi noi abbiamo un mercato dove sempre di più la quota percentuale di società che gestiscono l'installazione di impianti è praticamente aumentata, e quindi hanno portato sempre di più in house le società di sicurezza, di vigilanza, questa attività. Tant'è che oggi, per prima cosa, anche a livello associativo, si parla sempre di più di società di sicurezza, non solo più di società di vigilanza. Società di sicurezza perché siamo partiti dalla consapevolezza che l'impiantistica allarme non è solo più, come dire, deve essere parte di un circuito complessivo di vigilanza e sicurezza, diciamo così, ma addirittura, presa questa consapevolezza, ci rendiamo conto che non c'è solo più questo, ma c'è la cyber security, la travel security, tutta la sicurezza legata, per esempio, all'8108, che si chiama Safety, ma che ci accorgiamo che ha sempre di più un ribalto anche sulla security. Le nostre società che partano oggi come istituti di vigilanza o che siano società che facevano impiantistica allarme, tutte messe insieme oggi comunque fanno sicurezza, perché, diciamo, ognuno ha un po' invaso il campo dell'altro e ha creato praticamente un settore che prima in maniera così trasversale non era identificato, era molto suddiviso, era molto trasversale. Questo impone a tutti noi e anche all'associazione, in questo caso io oggi qua rappresento l'associazione di categoria, di dare delle risposte che siano dedicate, che siano di prospettiva, e quindi capire in che direzione è utile supportare il comparto secondo questa nuova declinazione verso le istituzioni, verso il mercato stesso, verso gli stakeholder. Aggiungo ancora una riflessione, sperando di dare, diciamo così, un contributo con questo momento iniziale. Io vedo oggi una distinzione molto importante, molto forte, meglio, tra quello che è il mercato del pubblico e il mercato del privato. Oggi il pubblico vive ancora delle dinamiche per cui cerca il massimo ribasso, ma nel mondo del privato si è andati così oltre, c'era scritto ieri sul giornale, che in alcuni settori il 60% delle gare pubbliche vanno deserte, il 60%, perché le aziende che lavorano oramai a un certo livello
non dico europeo, è brutto, è una parola a sé stante, ma un certo livello di performance, un certo livello di richiesta di mercato, oramai non partecipano neanche più alle gare pubbliche, perché, come dire, i paradigmi su cui si basano sono remoti, desueti, vecchi, non solo redditizi, non creano valore sotto nessun punto di vista. E per certi aspetti anticostituzionali. Questo è un aggancio a una dinamica molto molto attuale. Dico questo anche perché voi vedete e vedrete che sempre di più la normativa va in questa direzione. E oramai diversi anni che si parla di sostenibilità, ma sostenibilità significa certificazione dei propri processi, certificazione del proprio linea di business. Da giugno praticamente tutto il mondo diciamo commerciale sarà chiamato ad adottare questa direttiva whistleblower o blowing, come si chiama, che è praticamente un richiamo già al modello di gestione 231 sull'anticorruzione, sulla garanzia di poter operare in maniera corretta senza infrangere normative. È stata applicata lo sanno in pochissimi. L'Italia ha applicato una direttiva che impone da giugno che questo modello sia trasversale per tutte le aziende dei 50 dipendenti in su. Arriverà entro fine anno, nel 2024, tutta una partita normativa sulla certificazione dei bilanci, dove se tu vai da una banca e chiedi una lira, o hai un'organizzazione societaria perfetta o non ti danno più un quattrino. Quello è il mercato del futuro, cioè di aziende che sanno fare bene il proprio lavoro, lo fanno rispettando la legge, e la concorrenza la fanno appunto su come propongono i propri servizi e i contenuti che gli danno, e non su altro. Come associazione, mi permetto di dire così, quella è la direzione su cui noi vogliamo, come dire, supportare le vostre aziende e il settore per affrontare i prossimi anni. Scusate, grazie ancora. Grazie Marco, l'applauso, prego, l'applauso te lo meriti tutto, perché fra l'altro, come vedremo dalla ricerca, c'è una forte, chiamiamola, fiducia nei confronti delle associazioni.